signori, Enrique Breccia, eccolo qua. Benissimo, tu come hai cominciato? Ovviamente lui è figlio d'arte del grande Alberto, che noi abbiamo tenuto a battesimo per diversi anni qua Luca, ho avuto anche il piacere di conoscerlo. È figlio d'arte, però secondo me una cosa, Alberto e Enrique Breccia in realtà sono due cose totalmente diverse. Se lui è un genio perché è nato genio e non perché per luce riflessa dal padre. Dunque, tu come hai cominciato? Come hai cominciato? Come i primi passi nel fumetto? Ovviamente tu in casa il fumetto era di casa, insomma, il fumetto per te. No. No, porque mi padre tenía prohibido la entrada de fumeto en casa, así que no, yo no me crié con leyendo fumeto. Y el primer fumeto que hice fue La vida de Che, tres meses después de la muerte de él en Bolivia. Y ahí comencé. Volevo dire una... Il fumetto in casa era vietato, allora non avevamo accesso quando eravamo piccoli, e il mio primo lavoro, perché suo padre non voleva che i figli leggessero i fumetti da piccoli, e il suo primo lavoro è stato sulla vita del Che. Ecco, bisogna dire che in quel periodo là, in Argentina, c'era una dittatura. E ovviamente chi era contro la dittatura era un po', diciamo, oppresso, però il Che, la storia, ha una storia particolare che è stata nascosta fino a un certo periodo, è vero? No. Non è vero? No. tampoco quello è vero. No, realmente nunca tuvimos problemas con... È certo che aveva una dittatura, però era una dittatura... era una dicta blanda en realidad, era una dictadura militar, pero no muy sangrienta. Así que ni mi padre ni yo fuimos, ni Westergel en ese momento, fuimos molestados por hacer La vida de Che. En quel periodo en Argentina c'era, es vero, una dictadura, pero al momento no era molto severa. Né suo padre né lui sono stati perseguiti o perseguitati davanti al loro lavoro per la vita del Che. Después el Che si hizo toda una especie de leyenda alrededor del Che, que todas estas cosas de que fueron enterrados los originales, todo eso es mentira, porque en realidad los originales fueron todos secuestrados por personal de inteligencia de ejército y quemados directamente. Y sí. È venuto poi, dopo che è stato fatto questo primo lavoro sulla vita del Che, ci sono state diverse leggende su questo lavoro. In realtà il lavoro è stato preso dai militari in quel momento in Argentina e il manoscritto è stato bruciato. Questo si parlava di questa leggenda. La leggenda era quella che era stato i loro lavori erano stati sotterrati appunto per essere preservati, in realtà invece erano stati sequestrati. Sì. Salvo una sola pagina, una sola tavola, che è la che hice io, che è La muerte del Che, che sono solo due viñetas, che in la prima hay una la cara del Che e in la otra está la misma cara del Che con fondo negro y un buco bianco que significa el disparo, ¿no? Esa tábola, esa página, la tenía el original de esa tabla, que fue la única que no se quemó, la tenía el que era en ese momento el ministro del Interior de la Junta Militar, el señor Guillermo Borda. La tenía encuadrada en su sala de pranzo, le gustaba muchísimo. Ha
Allora, a questo evento si sono salvate soltanto due vignette, e sono quelle riguardanti la morte del Che, gli originali, no? Si parla sempre delle vignette originali fatte dal maestro. Sì. Queste due ultime vignette, le uniche due salvate, sono quelle sulla morte del Che, dove c'è il viso del Che, e la seconda sarebbe lo sparo che lui percepisce, che lui riceve, sarebbe un buco nero nella vignetta che rappresenta lo sparo. Queste vignette sono state trattenute dal ministro degli interni in quel momento in Argentina e lui le teneva nella sua sala da pranzo esposte. Mica stupido, Per lo meno le gustò. E dopo questo lavoro? Dopo questo lavoro cosa è venuto? Queste qui le fate insieme a tuo padre? No, Héctor Westergel hizo dos guiones por separado. No trabajamos junto con mi padre. Yo trabajé en mi casa y su padre en su estudio. El lavoro è stato fatto ognuno per conto proprio. Lui lavorava a casa sua e suo padre lavorava invece nel suo ufficio in un'altra sede sullo stesso lavoro, però separatamente. Así que fue un pacto que hicimos con mi padre, digamos, para no trabajar juntos y que no se mezclaran los estilos, ¿no? Eso se ve bien porque mi parte, que es la vida, el diario del Che en Bolivia, es completamente diverso en cuanto a estilo y narración que la parte de mi padre, que es desde el nacimiento del Che hasta que se va al Congo, ¿no? ¿Desde el nacimiento hasta? Hasta que se va al Congo. Allora, hanno fatto questo tipo di patto perché i loro stili erano molto diversi uno dall'altro. Allora ognuno ha seguito una parte diversa. Suo padre ha seguito la parte della storia da quando nasce fino a che parte per il Congo. Era un breccia ancora alle prime armi. Dopo cosa è successo? Dopo questo lavoro fatto con tuo padre e il Che? Dopo, cosa è venuto dopo questo lavoro? Y después comencé a trabajar para la Fleetway, una editorial inglesa que ya no existe más. La Fleetway è una casa editrice inglese che produceva in prevalenza storie di guerra che noi abbiamo avuto sulla collana eroica. Trabajé 8 años para ellos con un seudónimo porque a mí me contactó un agente de dibujantes, ¿no? De Milán, que se llamaba Piero Dami, que cuando yo le mostré mis trabajos me dijo que no, que directamente me dedicara a la música, porque yo no iba a poder diseñar más. Entonces dejé pasar 4 meses, hice otras muestras, 5 o 6 tábolas, en un estilo totalmente diverso a las que le había mostrado y firmando con el nombre y cognome de mi cuñado en ese momento. Y entonces esto sí le gustó muchísimo y me dijo, ves, realmente tu cuñado es un verdadero dibujante. Allora, quando ha presentato i suoi lavori per la Fleetway, il signor Piero Dani, in realtà le ha detto che doveva dedicarsi a un altro mestiere, magari la musica o qualcosa di diverso, perché per lui, per il suo parere, non era bravo. Lui tornò a casa e cominciò a fare un lavoro in un stile completamente diverso, non firmando con il suo nome, ma con il cognome del suo cognato. Si ripresentò davanti a Piero Dani e lì il lavoro è stato altamente apprezzato. E le ha mandato a dire, dille a suo cognato che è bravissimo, che deve continuare a disegnare così. Infatti io, da bravo fan di Enrique, quando vidi questa, non so se si vede in video, quando vidi questa pagina, questa tavola, dice questo è Enrique. In realtà poi c'era qui in fondo una firma, Norberto Buscaglia, che era mio cognato. Era suo cognato. E allora scattò un'indagine e poi insomma arrivai a sapere che era Enrique Breccia. E comunque tu ne hai fatti diversi di questi episodi, ne hai fatti molti. Lavorai 7 anni per la Frigo. Ha lavorato per 7 anni con questo pseudonimo. Ah, sì. Proseguendo, dopo questa Fleetway. Después me llamó
Alfredo Scuti, que tenía la casa editrice Records, se llamaba, en la Argentina, que estaba colegada a la Áurea. No, no, Áurea es ahora, la Eura. La Eura. La Eura. Yo le presenté, me pidió muestras, porque no conocía mi trabajo, le presenté unas muestras, me tomó inmediatamente y me dio el primer capítulo de Álvar Mayor, con guión de Trillo. Cuando yo se lo entregué, esto fue en el 77, el socio de Scuti, que era un italiano, Álvaro Cervoni, le dijo: cometiste un error terrible, porque este hombre, Enrique Brescia, es un plagiario que copió a Norberto Buscaglia, que es muy... Sí. Entonces, es simpática. Allora, una volta che ha cominciato a lavorare per la casa editrice Record, che al momento lavorava sia per la casa editrice Eura, è successo questo tipo di evento molto particolare. Al presentare il primo capitolo di Alvar Mayot, è stato dichiarato come un farsante del suo proprio lavoro. Ha detto: questo uomo sta cercando di imitare Buscaglia, che era la persona che presentava, il suo pseudonimo, vero? Era lo stile era davvero molto chiaro. Ti voglio dire una cosa, prima di arrivare a Tex. Tu hai uno stile molto particolare. So che tu hai lavorato anche per molti paesi a livello internazionale. Mm-hmm. Hai avuto problemi, ovvero tu hai mantenuto il tuo stile o ti sei dovuto adattare allo stile del paese col quale lavori? Io sono un professionale, así que me adapto al mercato per il quale sto lavorando. Trato di... Siempre se nota mi estilo, pero adaptado al mercado, naturalmente. Sono un professionista, ho il mio stile proprio, però cerco di adattarlo leggermente al tipo di mercato del paese dove abito o per il paese dove devo lavorare. Uh-huh. Ora chiedevo anche un'altra cosa, se Enrique mi fa qualche uno showcase, sicché è uno show che dobbiamo fare con la tua arte, se magari noi andiamo avanti con l'intervista e tu ci fai qualcosa. Tu hai lavorato anche per l'America? Sì. Per l'America? Durante 6 anni. E come ti sei DC Comics e la Marvel. Come ti sei trovato? Bene, tranquillo e comodo. Uh-huh. Io prima volevo farti vedere una cosa che secondo me, non so, forse voi tutti lo conoscete, volevo far vedere una cosa che per il mio è un capolavoro di Enrique e Lope d'Aguirre. Ha una storia un po' particolare questo albo, questa storia. Si tiene una storia particolare? Ma anche la storia della storia è particolare. La vita di Lope d'Aguirre è particolare. Sì, sì. Molto. Tra l'altro qui abbiamo anche... Dentro c'è un signore, si chiama Santolaia, che è l'editore, mi sembra. È l'editore che quiso che io lo hiciera, o sea, il Lope de Aguirre è il ritratto di Santolaia. Lope de Aguirre è il ritratto di Santolaia. Infatti abbiamo qui, questo è un albo che è stato pubblicato dall'Eura, eccolo qua. Questo qui è Santolaia. Sì, che después... Que se reveló como un, además de un editor, un bucanero, un pirata, porque no me devolvió los originales. Así que en otro libro que hice para España, que me encargó la Comisión del Quinto Centenario, que fue de Mar a Mar, la historia de Balboa, el descubridor del Océano Pacífico, el villano también fue... el canalla de la historia fue Santolaya también. Sí. En una fue un héroe y en otra fue lo que realmente era, un pirata. En questo lavoro Santolaya è un el editore,
va bene, però è anche l'eroe della storia. Non si è dimostrato come tale perché non ha restituito gli originali manoscritti del lavoro al maestro. Allora in un lavoro successivo lo ha fatto diventare il villano, proprio la persona cattiva più rappresentativa della storia. Peccato, perché questo qui è uno dei migliori lavori che Enrique ha fatto. Come il contatto con Tex? Come è avvenuto il contatto con Tex? Durante muchísimos años Sergio Bonelli trató de que yo hiciera Tex, pero yo vivía en un posto isolato, en medio de la pampa, así que era casi imposible establecer contacto conmigo. Y cuando finalmente me encontró en su editorial en Milano, me lo pidió en persona y yo acepté inmediatamente porque tenía ganas de dibujarlo, ¿no? Per diversi anni Bonelli ha cercato di coinvolgerlo e farlo disegnare Tex, però lui in quel momento della sua vita abitava in un posto a Buenos Aires, in La Pampa, molto isolato, completamente irraggiungibile. Allora non riusciva proprio a trovarlo per parlarle di questo progetto. Finalmente si sono incontrati nell'editoriale a Milano e lì, una volta proposta questa cosa al maestro, lui ha accettato immediatamente. Questo avveniva quanti anni fa? Io pranzé con Sergio, a los dos días viajó a Francia y murió. Esto fue en el 2011. È successo nel 2011, uh-huh. Hanno pranzato insieme due giorni prima che lui partisse per Parigi, per la Francia, dopodiché lui morì e non si sono più ritrovati, lascia accettato il lavoro in ogni caso. Comunque, è già stata stabilita un'eventuale data di uscita, termine della consegna? Sì, per il prossimo anno. Allora, hai lavorato tantissimo. Estoy lavorando moltissimo. La consegna dovrebbe essere prevista per il prossimo anno, nel 2015. Allora sta lavorando tantissimo, tanto per raggiungere questo obiettivo. E tu lo studio, dove ce l'hai? Qui in Italia oppure? No, è in Spoleto. Allora ti abbiamo adottato, insomma. Sì, naturalmente. Quindi, no, lui, io sapevo che lui per fare quest'opera qui, questo texone qui, si è trasferito in Italia. Come ti trovi qui in Italia? Benissimo. Sì? Molto bene. Questo sono soddisfatto perché abbiamo un cittadino aggiunto di onorevole, diciamo. Ti ringrazio, quello onorevole. Tu hai sempre fatto personaggi o ambientazioni storiche? A parte qualche cosa ti trova, dove ti trovi meglio? Nella tecnologia storica, metropolitana? Quali sono No, non mi piace la città, non mi piace disegnarla, non mi piace vivere, non mi piace niente della città. Lo ha detto in italiano. Non le piace la città, non le piace proprio disegnare i paesaggi di cittadini, non le piace vivere nella città né lavorare su questo. Io ho conosciuto tuo padre, mm-hmm. Qui, Luca, ormai anche lui era di casa. Lui ti ha sempre consigliato di non fare fumetti. Ti consigliava di non fare fumetti. Però in realtà lui è stato un grande. Sì, sì. Ti ha insegnato qualcosa? Assolutamente. Nunca lo vi dibujare a mio padre. Hasta que cumplí 23 años, yo jamás lo vi dibujar. Él tenía el estudio fuera de casa, así que no. Alla domanda se le ha insegnato qualcosa, lui dice che non ha mai visto disegnare suo padre perché durante tutta l'infanzia e l'adolescenza
suo padre lavorava fuori casa in un ufficio. Solo all'età di 33 anni è venuto a conoscenza, ha visto il lavoro di suo padre. Allora non è stata trasmessa questa professione da padre a figlio, no? Non è stata in questo modo. Con Carlo Striggio. Sì. Carlo Striggio è un altro grande sceneggiatore. Mm-hmm. Tu hai fatto molte cose, anche Robin delle Stelle hai fatto con Carlo Striggio. Cosa ricordi di questo grande sceneggiatore? De Carlos o della... Di Carlo Striggio. Non tengo il miglior ricordo di Carlos. Trabajé tantos años con él. Che poi sono le storie più belle, che le serie più belle, forse perché i disegni erano così belli, ma mi sembra che siano quelle fatte con te, quelle di... Sì, además teníamos un rapporto che casi nos entendíamos sin hablar, así que él prácticamente me contaba la historia, casi non la escribía. Hanno lavorato tantissimo insieme con Carlo Striggio e avevano un rapporto di intendimento quasi senza parole. Praticamente lui le raccontava la storia e questo bastava al maestro per iniziare a disegnare. Allora, e poi una cosa didattica. E tu cosa usi per disegnare? Fai prima le matite, poi dopo passi a china, pennelli, pennarelli, pennini? Sì, prima matita, dopo questo e dopo pennello. Pennello. Pennello, con inchiostro, non pennarello. Qual è il che tiene lo spelo? Perché non mi ricordo, mi confondo questo con... Pennello. Il pennello. Esatto. Grazie. Hice muchas cosas humorísticas, muchos trabajos de eso, durante bastantes años. Algunos con guiones de Trillo y otros adaptaciones mías o con guión mío. Yo en dibujo he hecho de todo, incluyendo dibujo técnico para arquitectos, todo lo que se puede hacer con esto. Ha lavorato tantissimo nel settore dell'umorismo anche, crede di aver fatto quasi tutto quello che si può fare con gli strumenti per disegnare, anche disegni tecnici per architetti. Tu hai mai pensato di fare una storia tua, scrivertela e poi disegnarla? Es que l'ho fatto y es mi una de los fumetti preferidos míos. Se llama, acá salió publicado por la 001 Ediciones, se llama El Cacciatore dei Sogni. È stata già pubblicata, lui ha proprio scritto la sceneggiatura e ha fatto i disegni di questa edizione di Cacciatore dei Sogni, pubblicata dalla 001. También ho fatto guiones para que los dibujara Cacho Mandrafina durante 2 años, que era empezó como un yoko entre los dos, como un scherzo, porque somos muy amigos, y después inventó una cosa bella, se llamaba El Metro Carguero. ¿Metro? Metro Carguero. Metro Carguero. Ha fatto anche delle sceneggiature per un altro collega che si chiamava Metro Carguero. Uh-huh. Il nome del collega, Cacho? Cacho Mandrafina. Hanno lavorato insieme, è nato quasi per gioco questo tipo di collaborazione, però si è trovato bene anche facendo la sceneggiatura, non solo la parte del disegno. No. Ah, sì. Scusa, no? Sí, es cierto, con guión de ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Ferrari, Ricardo Ferrari. Con la sceneggiatura de Ferrari. Sí. Lo hacíamos con Cacho Mandrafini y con Alberto Macaño.
un capítulo, por ejemplo, hacia yo la matita, cacho el coso este y el penelo, y Alberto el penelelo. En el altro, al revés. Y bueno, queda una cosa a seis manos, bella. Por lo menos divertente. Se sono divertiti, era un lavoro che a lui è piaciuto, dove si scambiavano i ruoli, magari uno iniziava facendo il lavoro in matita, passava il pennello al pennerello, e si scambiavano proprio durante lo stesso lavoro i ruoli. C'è da dire che Domingo Mandrafina ha uno stile totalmente diverso da Enrico Breccia. Sì. E eso era lo bello realmente. También Macaño tenía un estilo totalmente diverso. Pero bueno, quedaba el trabajo quedaba coherente, quedaba unido. Era el lavoro, era en definitiva el resultado del lavoro era aveva molta coerenza pur avendo tutti degli stili molto diversi. Le dedico muy poco tiempo a la documentación. Tengo una idea de la ambientación por cosas que he visto, por cosas que he leído, pero yo siempre digo que el dibujante es un gran mentiroso, ¿no? Un gran bullardo, solo que debe mentir con credibilidad, ¿no? Debe creerse el lector lo que está, la mentira del dibujante. Porque uno no dibuja para históricos, ni hace arquitectura o cosas para arquitectos. No trabaja para gente común, así que la documentación tiene un valor, pero tiene un valor relativo. El tiempo que dedica a la documentación, a informarse, es breve, es poco, per chi crede que es importante... quel che viene trasmesso, che se lui ci crede in quello che viene trasmesso, non viene dedicato a professionisti, architetti, non è un lavoro tecnico, viene dedicato a persone comuni, pur essendo non un reporto della storia vera e propria, della parte storica parlando, basta crederci e trasmetterlo nel modo giusto. Se uno deve, dice che il disegnatore magari è un bugiardo, no? Nasconde, è un modo di presentare la verità in un modo diverso. Tu prima hai parlato di Santolaia, ma tutti i tuoi lavori li conservi tutti oppure ti sono stati resi? Tutti i lavori anche di Alvar Mayor, tutti questi lavori qua? Io di Alvar Mayor tengo una sola tabla. No, es increíble porque está lleno de pirata por todos lados, no. De Alvar Mayor es rimasto soltanto una tabla. Soltanto una tabla, el resto me las robaron todas. El resto son state tutte rubate. Todo el trabajo que yo hice para Laurea, esto quiero que quede claro, me lo robaron todo. È stato proprio andato perso, glielo hanno sottratto, rubato. Estamos hablando de miles de páginas, Sono tanti. Mille pagine, tavole del suo lavoro, tanto tantissimo. Robin delle Stelle, tutto Alvar. Perché dunque dall'Argentina tu non lavoravi per l'Euro, tu lavoravi per la Columba, la Record. Para Record. E loro mandavano gli originali. Esattamente, perché era un periodo molto difficile dell'Argentina, stava la dittatura militare, io tenía una... Estaba en una situación particular política particularmente difícil, así que esta gente se aprofitaba de eso y bueno. Era un periodo particularmente difficile nell'Argentina, essendoci questa dittatura militare, magari che se ne poteva approfittare se ne approfittava e approfittava anche del lavoro degli altri. Per questo motivo magari tanti dei suoi lavori sono andati persi, sono stati sottratti. Dato che abbiamo parlato della trasposizione a fumetti della storia del CE, io ho letto anche la versione fatta da Sergio Toppi e anche nel tratto credo ci siano alcuni
punti di contatto o di similitudine fra, fra Sergio Toppi e il maestro Brecia. Quindi mi chiedevo se conosceva questo autore e se lo apprezzava, ecco. Entre mi trabajo y el de Sergio Toppi, no, creo que no hay nada que, no tiene nada que ver, porque lo mío es en blanco y negro puro y tiene más que ver con la incisión en leño, que es lo que yo hacía en ese momento, que con lo de Toppi, que es un trabajo muy, muy, muy trabajado en pluma y eso. Crede che a partire dai materiali che utilizzavano i lavori erano veramente diversi e considera che non sono, cioè non ci sono tante similitudini fra di loro, né nel stile né nei tipi di materiali che sceglievano per il lavoro. Mi era parso di capire se c'era qualche sì. Se lui ha conosciuto il lavoro di Toppi. Lo ha conosciuto? Sì, naturalmente, sì, sì. Estuve un día en el estudio en el 75. Tuve un día completo, me invitó a su estudio, trabajamos juntos durante todo un día. Él me dio su diseño y yo, o sea, para cambiar el diseño, ¿no? Sí. Y él se quedó con él. Pasó una jornada completa en el su estudio, han lavorato insieme tutta la giornata, hanno disegnato insieme e poi si sono scambiati i lavori a fine giornata como un ricordo de questo bel scambio fatto uno con l'altro. E volevo sapere, proprio perché il suo segno è sempre stato il suo disegno essenzialmente bianco e nero forte in quel modo, quando ha lavorato per il mercato americano, che aveva la colorazione classica degli albi americani, come li ha visti, come si è visto il suo lavoro, se gli è piaciuto nella colorazione? E poi le volevo chiedere anche, tra i suoi colleghi a livello mondiale, chi è quello che è il suo disegnatore preferito, il suo collega preferito nel disegno? Yo antes de trabajar para el mercado norteamericano ya había hecho, por ejemplo, López de Aguirre, o sea, trabajos míos a color, pintado por mí. Lo de Swamp Thing, que fue la serie que hice durante 6 años para DC Comics, tenía color digital, pero estaba hecho por mi hijo mayor y bien, lo veía bien. O sea, Prima ancora di aver contatto con il mercato americano, lui aveva già disegnato a colori e questo tipo di... il colore fa bene al suo lavoro, le è piaciuto, ha lavorato addirittura in collaborazione con suo figlio in un lavoro a colori e si è trovato molto bene, lo apprezza. Il Cacio Pandolfini. Cacio Mandrafina, sì. Benissimo, allora io ringrazio tutti voi, Luca Comics vi ringrazia della presenza, un ringraziamento anche al maestro Enrico Breccia, al prossimo anno ci troviamo qua. Grazie.